Ecco, questa situazione quante persone coinvolge? Allora, l'agenzia eroga il servizio dell'obbligo formativo con un organico di circa 80 dipendenti interni e 70 prestatori a contratto occasionale. Il servizio viene svolto su delega della Regione, eroghiamo l'obbligo formativo previsto dalla legge Moratti, quindi ci occupiamo della formazione dei ragazzi in dispersione scolastica. È una delega che viene gestita dalla provincia in questo momento, ma giochiamo, diciamo così, a un rimbalzo di responsabilità tra la provincia e la Regione Lazio. Noi continuiamo con tutte le difficoltà ad erogare questo servizio per mantenere comunque il servizio stesso attivo, per dare comunque una garanzia ai ragazzi, ma nonostante le difficoltà, la mancanza degli emolumenti senza stipendio e quanto possa essere più, diciamo, sacrificato per gli operatori stessi della formazione.